Ciao a tutti! Oggi nuovo video molto diverso dal solito perché vorrei iniziare, poi mi direte voi se vi può interessare una cosa del genere. Comunque vorrei iniziare una rubrica dedicata alla casa e comunque più che alla casa in sé, proprio alle pulizie. Ovviamente è un argomento ampissimo che si potrebbe sviluppare in tantissimi modi e ognuno ha i suoi metodi, le sue strategie, quindi ho pensato che fosse carino, visto che me lo chiedete tantissimo nei vlog e anche nelle videoricette, mi sembrava una bella idea potervi far vedere quelle che sono le mie strategie e diciamo le cose che faccio io e che comunque ho visto che mi fanno risparmiare tempo, mi permettono di avere degli ottimi risultati e di avere la casa sempre più o meno pulita e in ordine. Per iniziare questa nuova rubrica ho pensato di mostrarvi quelle che sono le mie strategie, quindi i miei trucchetti per riuscire a tenere la casa sempre pulita, quindi a mantenerla pulita nel tempo e ad avere la casa sempre in ordine. Voglio fare una premessa, io non sono una persona fissata con la pulizia, anzi, quando ero piccola vedevo mia mamma che si affannava sempre a pulire tutto, ad avere tutto lindo, preciso, eccetera, e ho sempre detto io da grande non sarò assolutamente così. Invece poi quando sono andata a vivere da sola e principalmente adesso che addirittura convivo, mi sono proprio resa conto che rientrare in casa e vedere tutto in ordine, tutto pulito, profumato, insomma di trovare tutto a regola d'arte è una cosa che piace anche a me particolarmente, quindi sono diventata come la mia mamma e sono diventata anch'io abbastanza fissata, tra virgolette, con la questione pulizie, però non ho tantissimo tempo da dedicarci e soprattutto molto spesso mi manca la voglia. Quindi nel video di oggi volevo mostrarvi quali sono le mie strategie per riuscire a risparmiare tempo quando poi devo andare a pulire. Ci tenevo a farvi questa premessa perché se ci sono riuscita io, ci può veramente riuscire chiunque, perché fino a pochi anni fa ero una casinista incredibile e soprattutto ero sempre lì che rimandavo con tantissime scuse fantasiose il momento in cui dovevo pulire o comunque magari la mattina facevo colazione e lasciavo il delirio in casa, non solo in casa mia, anche quando stavo dai miei genitori. Quindi insomma, se poi sono riuscita a diventare io così, penso che davvero possa riuscirci chiunque, magari appunto cercando di avere qualche accortezza in più rispetto a quello che si fa di solito. Quindi partiamo subito con il primo trucchetto. Il primo trucchetto che può sembrare un po' banale, in realtà è molto comodo e permette di vedere subito tutto in ordine ed è di rifare il letto la mattina appena ci si alza e di sistemare tutto al meglio. Ci si mette 5 minuti e vi assicuro che fa già sembrare la casa molto più ordinata e molto più pulita rispetto a quando il letto appunto è disordinato. E un altro trucchetto semplice semplice è asciugare sempre i lavandini, quindi io tengo un panno a portata di mano, sia dopo essersi lavati il viso che dopo essersi lavati i denti. Poi ovviamente pulire mentre si cucina, infatti io cosa faccio per non dover continuare a fare avanti e indietro dal piano cottura o comunque dal piano di lavoro fino alla spazzatura, tengo sempre un contenitore vicino a dove sto cucinando e poi dopo aver fatto tutto quello che devo fare, quindi dopo aver preparato quello che mi serve, vado a svuotarlo direttamente nella spazzatura, così è più comodo, non devo fare avanti e indietro e evito che la cucina si sporchi tantissimo e di dover poi lavare tutto e ci metto un sacco, se no lo faccio anche per le videoricette. E mentre aspetto che venga pronta la pasta o comunque quello che sto cucinando, inizio già a lavare quello che ho utilizzato. Poi una cosa importante è svuotare sempre la lavastoviglie, quindi io la faccio sempre in momenti in cui so che quando terminerà potrò svuotarla, quindi magari la sera o comunque dopo pranzo quando so di avere un po' di tempo, perché ho visto che non facendo così poi si accumulano tutte le cose sporche nel lavello in attesa di svuotare la lavastoviglie per poi andarla a riempire di nuovo con le cose sporche. Quindi facendo così ho evitato che la cucina fosse in disordine, un po' lavo mentre cucino e un po' appunto svuoto subito la lavastoviglie quando è pronta e ripongo tutto come si deve in modo che non resti in giro. Anche se non mi sembra sporco, do sempre una passata al piano cottura, al bancone, sia la mattina che la sera, perché è il modo migliore per tenerlo sempre pulito e pulirlo velocemente.
Altro trucchetto importantissimo secondo me è quello di smistare la posta correttamente. Arrivano sempre tantissimi volantini, brochure, poi ci sono le cose importanti, le bollette, trovo gli avvisi del corriere e prima li abbandonavo tutti sul tavolino. Invece adesso mi prendo sempre 10 minuti e smisto tutto correttamente, metto nel cassetto ciò che devo tenere e invece vado a riciclare nell'apposito contenitore tutta la carta. Altra cosa importante che ho imparato è a programmarmi cosa indossare, senza ogni volta svuotare tutto l'armadio, quindi mi metto davanti all'armadio e valuto senza tirar fuori tutto che cosa voglio mettere. Mettere ogni cosa al suo posto. Di solito succedeva così: arrivavo a casa, mi toglievo la borsa, le scarpe, la giacca, insomma tutto quello che avevo addosso e lo abbandonavo in salotto direttamente. Però ultimamente ho capito che non è il caso di fare così perché tanto le cose le devo togliere, le devo mettere comunque da qualche parte, perciò quando ritorno a casa evito di lasciare tutto in giro e vado direttamente al piano di sopra ad appendere le cose al posto giusto, a mettere via le scarpe e a sistemare anche la borsa, così tutto rimane al suo posto e non devo poi fare la cosa due volte. Quindi così si risparmia anche un sacco di tempo. Stessa cosa ovviamente quando devo fare la doccia, prima lanciavo i vestiti un po' ovunque, adesso invece li sistemo direttamente nel cesto delle cose da lavare. E finita la doccia, questo è un trucchetto che uso io perché ho la doccia in camera, ma penso sia utilissimo a tutti, vado sempre a passare questo aggeggio che è quello per pulire i vetri, si trova per 1 euro credo all'IKEA e serve a tenere il vetro sempre pulito e ordinato. E niente, questi erano tutti i miei consigli, le mie strategie, i miei trucchetti, insomma, con cui riesco a mantenere la casa pulita e soprattutto a non impazzire quando poi devo andare a pulirla, perché mi sono proprio resa conto che facendo così, poi quando viene il momento, magari nel weekend o quando ho un po' più di tempo, di fare le pulizie super generali, quelle che io chiamo pulizie di primavera e pulizia matta, intensissima e disperatissima. Facendo tutte queste piccole cose che vi ho mostrato, non mi occupa più tantissimo tempo come mi occupava prima, ma ho quasi dimezzato, diciamo, i tempi che impiego a pulire. Ovviamente si tratta di un video in cui ho voluto solo condividere quelle che sono le mie abitudini e quelle che ho visto possono essere delle strategie vincenti e che mi hanno aiutato a risparmiare tempo. Perché appunto basta davvero solo dedicare qualche minuto in più della giornata a questi piccoli passaggi per poi riuscire a risparmiare tantissimo tempo in altri momenti, quindi quando magari si vuole dedicarlo a fare tipo cose migliori, cose più divertenti o comunque si vuole andare via per il weekend, non c'è il problema di dire oddio, devo fare le pulizie, quindi uscirò di casa oggi pomeriggio alle 2 come mi succedeva prima. Quindi non voglio assolutamente insegnare niente a nessuno, voglio condividere quello che faccio io e anzi spero in realtà di trovare sotto a questo video e poi se la serie continuerà anche sotto al resto dei video dei vostri consigli perché veramente sono sempre super preziosi. Poi so che tante di voi abitano da sole, hanno addirittura figli, tantissime di voi hanno animali, quindi insomma scambiamoci consigli e soprattutto datemi consigli se sbaglio qualcosa perché sapete che io leggo tutti i commenti, cerco sempre di rispondere, ma comunque anche se non rispondo li leggo e mi fa sempre comodo sapere cosa ne pensate. E a parte questo, fatemi anche sapere se questo tipo di rubrica può interessarvi, può essere una cosa carina. Mi sembrava una cosa un po' diversa dal solito, è un argomento che a me interessa molto perché mi piace, proprio mi ci sto appassionando. Seguo tantissimi blog che parlano di queste cose, soprattutto stranieri, devo dire, piuttosto che italiani. E non lo so, non ho trovato tantissimi spazi dove ho modo di parlarvi di queste piccole strategie, così come non ho magari modo negli altri video di spiegarvi come creo i prodotti per pulire, perché adesso mi sono messa a fare anche quello, insomma, mi farebbe piacere poter continuare questa serie di video, però voglio sapere se può piacere anche a voi. Ormai lo sapete, a me piace variare, mi piace coinvolgervi nelle varie passioni, alcune passeggere, alcune più continuative che mi vengono durante l'anno e comunque che sto sviluppando, crescendo, perché magari 5 anni fa, ok, che non avevo il canale, però comunque magari 5 anni fa non mi sarebbe venuto in mente di mettermi a fare un video del genere, mentre adesso mi sembra un video che può essere super utile a voi, magari, a me tantissimo perché so già che leggerò un sacco di commenti e un sacco di accorgimenti che mi aiuteranno un casino. E pensate che è addirittura da ottobre o novembre, comunque, che volevo iniziare una rubrica del genere, poi
Tra una cosa e l'altra non sono mai riuscita, perché mi ricordo che quando vi avevo detto del mio metodo del piumino, quello per infilare insomma velocemente il piumino, vi era piaciuto tantissimo e quindi ho detto beh, allora potrebbe essere un'idea fare dei video dedicati alla cura della casa e al mantenimento della casa. Però lo sapete com'è, tante volte si dice farò quello, farò quell'altro, ma poi tra una cosa e l'altra si finisce col non farlo. E questa volta invece mi sono proprio messa e ho detto basta, lo faccio, infatti non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi, smetto di parlare, aspetto i vostri commenti qui sotto e noi ci vediamo domani col nuovo video. Un bacione, ciao!